Venerdì la Regione Abruzzo con il progetto di legge 116 ha stanziato 865.000 euro per la messa in sicurezza della località Pilone. È un importante giacimento minerario che sorge appunto ad Abbateggio, ma in realtà è centrale per tanti altri paesi della Maiella, da Rocco a Morice ad Abbateggio, Letto Manoppello, Manoppello, e San Valentino e Scafa. Un importante sito, giacimento che diciamo risale addirittura a 4.700 anni fa, che nel 1860 impegnava circa 4.000 tra donne e uomini e produceva il 40% del bitume di tutto il fabbisogno nazionale. Ecco alcune diciamo delle immagini del bitume che sgorgava proprio dalla Maiella. Chilometri di gallerie che una volta sono stati giacimento minerario e che per il futuro possono diventare giacimento di cultura, di storia, del lavoro abruzzese, della fatica che fu preliminare anche all'esodo verso le miniere di Marcinelle, che partirono proprio da quella zona e che sicuramente possono essere un importante sito culturale e turistico per il futuro. Ora i soldi ci sono stati stanziati, naturalmente ci sono ancora degli aspetti che vanno chiariti in una commissione di garanzia in regione, ma è importante adesso che il commissario nominato agisca il più velocemente possibile per riaprire quelle aree che attualmente sono interdette, non solo ai residenti, ma a tutto, diciamo, il flusso turistico della nostra regione.